E non mi sa un sogno compatto. Ma tu stai buono, stai allenato. Sì, ma non dai che ci vuole. Guarda, signore e signori, è ritornato anche il nostro amico Peppe, 3,5 kg. Però come sono ritornato vi vedo sempre più scassato, perché io ora sono allenato, ma cosa te ne sei accorto? Il mio carissimo Enrico Carbone che sta quasi per morire per la strada, perché scornacciato di grande Luca Saracino, ha fatto lo stacco di 50 all'ora, allora andiamo a capire 30 e ci voglio, cioè, ma fermo. No, io ho avuto un po' di problemi con la panza. Luca Sara, buongiorno a tutti innanzitutto. Buongiorno. Allora, Luca, ma con mamma come ti senti? Allora, come al solito, stamattina hai fatto l'ennesima stronzata. Con altri stronzati. Non lo so. Ti sei messo davanti a Giovanni Ferraro e l'hai rilanciato. L'hai bruciato. No, non è che l'ha bruciato. No, non ci ha fatti più. Ecco qua. C'era bisogno di fare tutto questo? Ma tu c'era bisogno che ti mettevi in seconda fila come i grandi campioni? Ma purtroppo io tu lo sai. Morendo. Poi stavi morendo e ci siamo dovuti fermare l'altro. Allora, allora, tu lo sai che come la penso io. Io sono una 500 con un motore Ferrari sopra. E quindi... Sotto. Dentro. Toni, insomma, come si ha da fare questo Luca Sarra? Questo si deve escludere. Rimanere a casa la mattina, quando c'ha voglia di correre se ne va da sola e va così. Ecco qua, bravissimo. Stavamo a una velocità, bravissimo. 46-47, lui ha voluto per forza rilanciare, che poi si è rotte le scatole pure a noi, che ci ha fatto rimanere indietro e quelle se ne sono andate. Bravo. Hai capito che cosa hai fatto stamattina? Esatto. Ma tu hai capito bene. Ma io mi ero però vicino alla bicicletta di tutto, non c'è forza, mi 10, 15, 20 km. Ma quello che se ne è niente, lì che un coppa a camminare a 54, 53. Ragazzi, comunque niente, mi fa molto piacere riunirmi al mio grande gruppo di amicizia. È il primo giorno di allenamento. Buongiorno. Primo giorno di allenamento, già mi discassate, perché si duomini in mezzo. Non sto allenando ed approfittati per aprirlo. Datemi 15 giorni di tempo e Peppino rientra nella vostra bici. Non ti preoccupare, Peppino, non ti preoccupare. Comunque, mi spiace, non ho dato una mano. E impara a guidare la bici. Non ti mettere nelle prime file, mettiti dietro, che man mano ti scudi. Come quello, questo povero Paolo. Allora, devi rimanere indietro. Allora, io tu lo sai come sei, io voglio essere sempre questo protagonista. Perché tu i 50 all'ora? Non li vedrai mai. Mai, mai. I 50. Il 35. Adio, io mi sto facendo vecchio, facitemi sta annanza, perché poi a roppa io veramente non posso stare manco più a rete. Voglio capire che è successo, poi io sono vicino a chi si fa innanzi a noi, stai fumando, poi luci, poi tu, Giovanni, chiedi come tu hai passato da Giovanni, poi si fumò. Mi sono restuto. Ha fatto uscire a Nanza giù. Poi si è fermato. No, fammi aspettare perché avrà pensato, hai ti ha sbagliato, sono un ben merda, come al solito. Dipendimento. Che poi noi ce lo sappiamo che non mi merda. Esatto. Fa sempre le cose, le cazzate che lui fa. E poi alla fine praticamente ha aumentato il ritmo perché Giovanni stava a 44 e stavamo tutti quanti bene. Dietro a Giovanni a 44. Rimani a 44. Rimani a qua. No, invece lui deve fare sempre lo stronzo che è sempre lui e aumenta a 47, a 48. Povero con cuore, non ce la faccio e si ferma pari. Ecco qua. Vabbè, basta. Detto questo, detto tutto. Questo, però i da sapere poi chi è. Luca Saracino. Esatto. Ok. Cortesemente, mister, ci fai un primo piano. Ci fai un primo piano. Alle panze. Ma già mettere pure io allora, aspettate, vai giù. No, è sulle panzone, un trio delle panze. Le panze. E noi non ci trambe le panze. Noi cacciamo le panze. Esatto. Ciao. Ciao, e non niente.